Buongiorno a tutti e benvenuti al TG dei ragazzi. Iniziamo subito con una notizia interessante. Si sono avviati i lavori di ristrutturazione degli alloggi comunali per famiglie in difficoltà. I 3 appartamenti saranno pronti entro quest'anno a Cenate Sopra. Sentiamo le parole della sindaca Claudia Coglioni. Quest'opera diciamo che è davvero importante per il comune di Cenate Sopra perché ci permette di riqualificare questi appartamenti che già erano dedicati a edilizia economica popolare. Teatro dialettale a 2 passi dal lago. A Villungo è sbarcata la prima compagnia dialettale bresciana in terra bergamasca. Uno scambio tra la Val Sabbia e il Sevino aerobico. Sentiamo l'intervista a Franco Brescianini della compagnia teatrale dialettale Isola Bella. Teatro dialettale a 2 passi dal lago a Villongo è sbarcata la prima compagnia bresciana in terra bergamasca dopo il gemellaggio sul ponte di fine gennaio all'interno di Bergamo-Brescia, capitali della cultura. Accoglie da sempre chi entra a Zingonia e ora può rappresentare il simbolo della ripartenza. È conosciuto come il missile della Fontana. L'intento è di ridare il giusto valore a questa struttura cercando di renderla fruibile alla cittadinanza, racconta la sindaca di Chiserano. Il missile è il simbolo di Zingonia e lo è stato fin dall'inizio, quando iniziò il sogno di Zingone. Per questo in tutti gli interventi di riqualificazione e di rigenerazione manteniamo questo grande simbolo a memoria ovviamente del passato e con prospettiva sul futuro. Dalla ciclopedonale del Liberty alla torre civica, dal mausoleo alla scoglieva, al via 4 interventi a Sarnico. Numerosi lavori per una città più bella sono rivisti a partire dal prossimo mese di marzo. Ecco il video servizio di Luca Pugno. Restyling a Sarnico, da marzo si entra nel vivo con un poker di interventi. Dal borgo medievale al Liberty e sino al lago. Entro il 1° marzo si partirà con la riqualificazione e messa in sicurezza di 2 patrimoni del centro storico, la Torre Civica e la Torre di San Paolo. Bergamo capitale europea del pattinaggio sul ghiaccio di velocità. Oltre 200 atleti tra gli 11 e 15 anni hanno gareggiato al Ice Lab di Bergamo. Ecco l'intervista al giovane vincitore Filippo Pezzoni. C'è emozione perché comunque riuscire a vincere una star class contro persone anche più grandi di me e molto più esperte è comunque un'emozione unica. L'Atalanta e l'Italia Under 21. Matteo Ruggeri si sta ritagliando un ruolo da protagonista in questo 2023. L'esterno sinistro di Endenna, frazione di Zonio Valbrembana, ha raccontato la sua storia. Ecco l'intervista. Solo dal primo giorno, quando si mette il piede nel campo della prima squadra, comunque a me non sembrava vero, nel senso il primo giorno, essendo passato dal settore giovanile, comunque avendo fatto tutto Under 16, Under 17, Under 18 primavera, poi comunque è il sogno che comunque vorrebbero realizzare tutti. Chi sono Alessandro Bonacina e Claudio Marchesi? I pilastri all'inizio della mia carriera, perché mi hanno visto crescere fin da bambino. Ovviamente devo ringraziare loro due per avermi cresciuto e avermi supportato sempre. Negli spazi della Fondazione Jobs Factory, gli studenti dell'IT Job Academy di San Paolo d'Agon hanno partecipato ad una speciale lezione. Un incontro con la robotica del futuro e i più innovativi bracci meccanici, frutto dell'esperienza imprenditoriale, vediamo il servizio di Matteo Mascoli. L'ITS tenta di far incontrare i ragazzi quello che è l'aspetto didattico sull'aspetto lavorativo, quindi la famosa domanda e offerta. Il corso è quello di meccatronica della Jobs Academy, è quello di far toccare con mano questi ragazzi che noi chiamiamo talenti e che escono da un periodo anche difficile di pandemia, il mercato del lavoro e toccare le tecnologie su cui andranno a studiare, lavorare e formarsi come tecnici specializzati. Dalla
a Quinta B di Petosino è tutto. Buona giornata. Ciao, io sono Viola e oggi ho fatto il cameraman. Ciao, io sono Lorenzo e oggi ho fatto il regista. Ciao, io sono Irene e oggi ho fatto la ciacchista. Grazie alle maestre per questo meraviglioso